Questo video ha bisogno di una premessa. Delle formiche vivono nel mio giardino, ma pensano di vivere nel loro giardino. Un gatto arriva ogni giorno scavalcando la rete e controlla ciò che crede sia il suo territorio. A volte cattura una lucertola che pensava di vivere sul suo territorio. Io credo che qualcosa mi appartenga qui. Ma altrove probabilmente qualcuno molto più grande di me pensa che questa sia la sua miniera, al momento infestata da omuncoli. Forse ritorna di tanto in tanto e sconvolge il territorio, così come io calpesto inavvertitamente il formicaio. A questo punto qualcuno potrebbe dire che se ci fossero esseri più grandi lo sapremmo, ma questo dipende dalla concezione della forma della Terra. Se la Terra si estende per miliardi di chilometri, allora credo che ci sia di tutto, esseri grandi e ancora più grandi. Fine della premessa, che serviva a introdurre un argomento che non tutti sono disposti a considerare, cioè il fatto che potremmo essere delle formiche. E veniamo all'argomento del video, il deserto del Sahara e la sua sabbia. Osservando le immagini di vecchie carte geografiche del Cinquecento o forse del Settecento, notiamo la presenza di città, fiumi e laghi. E ci sono i nomi delle città e dei fiumi, non si tratta di una carta inventata. Le città hanno nomi ben precisi e i fiumi sono delineati nella loro lunghezza. Sembra ci sia molta vegetazione. Insomma, una volta nel Sahara c'era vita. L'Africa era un posto abitato, anche dove ora c'è solo sabbia. Quindi abbiamo due serie di immagini: l'Africa abitata e ricca di fiumi e l'Africa deserta e sabbiosa. Ma non si è trattato di desertificazione del terreno, poiché ci sono montagne di sabbia. La desertificazione ha un aspetto differente. Quindi da dove è arrivata tutta quella sabbia? A questo punto devo fare ricorso a un postulato filosofico detto rasoio di Occam. Naturalmente il filosofo non ha niente a che fare con questa espressione, è un metodo deduttivo che gli è stato attribuito qualche tempo dopo la sua morte, ma pare che fosse già stato adoperato da Aristotele. Ad Aristotele viene attribuito praticamente tutto. Ma torniamo al rasoio. Il ragionamento dice che i fenomeni si possono spiegare con l'ipotesi più semplice possibile. Allora, in Africa prima non c'era sabbia, ora c'è la sabbia. Significa che da qualche parte è arrivata o qualcuno ce l'ha messa. Torniamo alle immagini. Le carte di un Sahara abitato sono anteriori di sicuro all'Ottocento, perché dal 1798 al 1801 pare che Napoleone si trovasse in Africa per la campagna d'Egitto e visitasse le piramidi. Sembra addirittura che una notte abbia dormito nella piramide di Cheope per sperimentare le suggestioni esoteriche emanate dalla costruzione, ma questo è un altro discorso. In queste immagini vediamo Napoleone di fronte alla Sfinge, ancora sommersa dalla sabbia. Quindi la comparsa della sabbia era avvenuta in precedenza, dopo la redazione delle carte geografiche e prima dell'arrivo di Napoleone, ma non molto tempo prima, poiché la sabbia che vediamo è ancora pura, luminosa, non invasa da terra o germogli di piante. Qualche pianta è spuntata forse in seguito, da semi trasportati dal vento. Cosa era successo dunque in quell'intervallo di tempo? Colleghiamo ora quanto già detto in altri video a proposito delle montagne tagliate e del prelievo di minerali, che rimandano alla presenza sulla Terra di enormi macchine che operavano nelle cave a cielo aperto, come quasi sicuramente è il Grand Canyon in Arizona.
e ripensiamo ai fondali marini che mostrano le stesse caratteristiche di tagli e prelievi di materiali, forse per la ricerca di oro o altri minerali preziosi. Quindi presenza di macchine gigantesche che hanno operato sul territorio, un territorio che a noi può sembrare grande, ma che per altri potrebbe essere soltanto una cava di estrazione. Se queste macchine fossero manovrate da esseri giganteschi o da robot, poco importa. Il risultato è che, nel compiere il lavoro di ricerca dei minerali, hanno tagliato rocce e aspirato sabbia dal fondo del mare o dell'oceano e l'hanno depositata sulla terraferma, provocando allo stesso tempo un diluvio di acqua, favorendo così anche la formazione di mari di acqua salata, espandendo conchiglie sulla terraferma che poi sono diventati fossili. Altrove la sabbia è stata depositata delicatamente, ma qui è stata versata in quantità enormi. E le città del Sahara potrebbero essere state sepolte nell'indifferenza dei minatori. Fantascienza? Forse, anche perché nessuno prenderebbe in considerazione questa teoria in quanto non si adatta a una sfera che gira nello spazio. Allora, trattandosi di fantascienza, aggiungo al racconto qualche altra considerazione. Non è da escludere che qualcuno in Oriente fosse stato avvertito dell'operazione, che forse sarebbe durata 40 giorni, col consiglio di costruire un'arca di emergenza. Anche qualcuno in Europa forse sapeva, quando disse «dopo di noi il diluvio». Non disse «dopo di noi la rivoluzione», la carestia o la fine del mondo. Parlò di diluvio. Infine, per concludere, qualcosa sull'origine stessa della sabbia. Ci è stato detto che i fiumi erodono le rocce e portano i granelli di sabbia nel mare. Potrebbe essere vero. I nostri mari e oceani potrebbero essere stati riempiti di sabbia dai fiumi, ma fiumi larghi migliaia di chilometri e lunghi centinaia di migliaia di chilometri.